Inizia l'anno scolastico. Sindaco Ser Filippi, un anno impegnativo anche per l'amministrazione comunale. Sì, diciamo che in questi due mesi e mezzo dal nostro insediamento abbiamo voluto dare un cambio di passo agli interventi ordinari e straordinari delle scuole pubbliche della nostra città, ma intendiamo dedicare un capitolo a bilancio per tutte queste manutenzioni con una global service, in modo tale che questi piccoli o anche diciamo medio grandi interventi non attendono mesi se non anni, ma che ci sia un intervento puntuale da parte dell'amministrazione comunale. Quindi dal prossimo bilancio 2025 destineremo delle risorse da almeno 200.000 euro per tutti questi piccoli interventi di manutenzione. Quindi la sicurezza dei nostri ragazzi viene al primo posto. Faccio gli auguri e colgo questa occasione per augurare buon lavoro a tutti gli studenti, a tutti gli insegnanti, a tutto il personale docente, il personale ATA e i dirigenti scolastici. Sì, abbiamo trovato una situazione veramente al limite della decenza. Alcune scuole erano veramente ridotte molto male. Pensate che in alcune classi addirittura c'erano dei secchi dentro perché pioveva fisicamente all'interno delle classi. Noi abbiamo preso di petto il problema, abbiamo deciso di stanziare fino a 330.000 euro, di cui abbiamo cominciato appunto ad attingere da questo capitolo per risolvere determinati problemi. Siamo intervenuti in appena due mesi in 14 scuole con 36 interventi volti appunto a mantenere i tetti, i soffitti, quindi a fare in modo che non entri acqua, a ripristinare lo stato delle classi ritinteggiandole, e come in questo caso ci troviamo alla Raggi, abbiamo addirittura pensato di mettere la parola fine al problema che c'era di accesso per i disabili, che era interdetto perché mancavano addirittura le ringhiere. Non abbiamo ancora risolto tutti i problemi, siamo solo all'inizio di un nuovo percorso. Abbiamo deciso appunto, come diceva il sindaco, di inserire a bilancio un capitolo specifico per fare in modo che queste manutenzioni noi le facciamo continuamente, perché vogliamo evitare di arrivare a dover spendere cifre esagerate per le casse comunali, perché se non manuteniamo le nostre strutture lo faremo fra 5 anni spendendo 10 volte tanto. Assessore Manganino, a che punto stanno i servizi principali, quelli che vengono predisposti per le scuole? Sono 3 i servizi in questo momento che sono partiti: il prolungamento dell'orario scolastico fino per gli asili per tutta l'infanzia da 06, dalle 4 fino alle 5.30. Poi importante la refezione scolastica che è partita subito, e quindi un servizio importante per le famiglie, per i bambini, anche perché così garantiamo anche un tempo di scuola più prolungato. E poi un servizio che ha mostrato qualche criticità quest'estate, che è quello relativo al trasporto scolastico, che è un servizio pubblico essenziale, però oggi gli scuolabus hanno portato i nostri bambini davanti alle scuole. E oggi parte anche una nuova scuola media? Sì, presso l'istituto comprensivo della Montesi. 22 ragazzi hanno fatto il loro ingresso, sono i pionieri della nuova scuola media, un passaggio importante perché ha garantito la verticalizzazione della formazione, e questo è un passaggio che si è avuto i primi di settembre.